Stefania Maurizi, la sentenza definitiva sul ricorso contro l'estradizione negli Stati Uniti di Julian Assange ancora non è stata decretata. Quando potrà avvenire secondo te? Quando si saprà qualcosa in più su questa sentenza? Sì, innanzitutto questa sentenza della High Court è attesa da tutti noi perché, come giustamente avete sottolineato voi, sarà l'ultima rischia di essere l'ultima sul suolo inglese e a quel punto Julian Assange non resterà altro che fare appello alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, perché anche se la Gran Bretagna è uscita dall'Unione Europea, è comunque rimasta nel Consiglio d'Europa e la Corte ha giurisdizione sui membri del Consiglio d'Europa. E quindi se la High Court dovesse emettere questa sentenza che rigetta il ricorso di Julian Assange contro l'estradizione, per Julian Assange non ci sarà più nessuna opzione di fare ricorso alle corti inglesi, ma dovrà andare alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Tutti siamo in attesa di questa sentenza. Può arrivare in qualsiasi momento, può arrivare oggi pomeriggio, come può arrivare tra un mese, come due mesi. La sentenza precedente, ricordiamo che questo è il terzo appello della difesa di Julian Assange alla High Court. Il primo è stato ad ottobre del 2021 e la High Court ha emesso una sentenza nel dicembre del 2021, una sentenza a favore dell'estradizione, dicendo che era estradabile. A quel punto il governo inglese ha ordinato la sua estradizione. Il ministro, l'Home Secretary, quello che è l'equivalente del ministro degli interni, ha ordinato la sua estradizione. A quel punto la difesa ha fatto di nuovo un ricorso alla High Court contro questo ordine di estradizione e il ricorso è stato presentato nel 2022 e la sentenza è arrivata dopo molti 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 mesi, a giugno del 2023. La difesa ha fatto di nuovo questo appello, questo terzo appello, e ora siamo in attesa di questa sentenza. Si è ricominciato in un certo senso a parlare nuovamente del caso Assange in concomitanza purtroppo della morte di Alexei Navalny. E proprio in quel periodo i due casi, diciamo, sono stati come quasi equiparati, no? In un certo senso da una parte dei media, mentre dall'altra c'è stato, diciamo, un trattamento completamente opposto, no? Secondo te, ecco, dal tuo punto di vista, come è stato trattato sui media e dai governi stessi il caso Assange rispetto a questi altri esempi? Allora, innanzitutto precisiamo che si tratta di due situazioni diverse, perché in un caso abbiamo un oppositore politico, in un altro caso abbiamo un giornalista che fa giornalismo. Quindi si tratta di due situazioni diverse. Però che cosa in entrambi i casi che cosa ci troviamo di fronte? Ci troviamo di fronte due persone che hanno esposto la criminalità di Stato, la corruzione dello Stato ai più alti livelli e si ritrovano in ruoli diversi, ripeto, uno l'oppositore politico, l'altro il giornalista, ad avere le loro vite distrutte. Nel caso di Navalny con l'estremo sacrificio, con la morte avvenuta in circostanze non chiare. Sicuramente se il regime di Putin non lo avesse messo in prigione, in tutta probabilità non sarebbe morto a un'età così giovane, ecco. E nel caso di Julian Assange non siamo arrivati alla morte, ma insomma lo stanno uccidendo piano, e chi di noi giornalisti ha lavorato fin dall'inizio con lui, nel senso, per i nostri giornali io ci ho lavorato, non ho mai lavorato per WikiLeaks o per Julian Assange, ma per il mio giornale, inizialmente l'Espresso e la Repubblica, fin dal 2009, quando Julian Assange era pressoché sconosciuto perché non aveva fatto i grandi scoop come Collateral Murder, come i documenti sulla guerra in Afghanistan, in Iraq, i Cablo, quindi era poco conosciuto. Bene, chi come me l'ha visto dall'inizio, i miei colleghi anche che con me
l'hanno visto dall'inizio, i colleghi tedeschi, i colleghi inglesi, hanno visto la sua salute distruggersi, proprio andare a finire, è andata a finire in condizioni terribili. Io, l'ultima volta che io ho visto Julian Assange, prima che l'arrestassero, era novembre del 2018 e lavoravo ancora per Repubblica. Il mio giornale mi mandò lì e vidi Julian Assange in condizioni terribili. Io scrissi un'email precisa uscendo dall'ambasciata dicendo: Julian Assange sta morendo. Io l'ho visto in condizioni come non l'avevo mai visto. È così dimagrito che, nonostante il maglione invernale, spesso gli si vedono le ossa delle spalle come fosse una modella macilenta. Io ho dei capelli che sembra un eremita, condizioni veramente terribili, e io non so ancora come faccia il suo cervello a funzionare. Io questo scrivevo perché era chiaro che era lucido, ma le sue condizioni fisiche erano terribili. E questo accadeva a novembre del 2018, 5 mesi prima che lo arrestassero, perché è stato arrestato l'11 aprile del 2019. E da quel momento in poi è stato dentro questa prigione di massima sicurezza, che è la più dura del Regno Unito e che è una prigione per gente veramente pericolosa, per i più pericolosi criminali dell'Inghilterra. E lui sta lì dentro. E dopo aver passato i 9 anni in detenzione arbitraria, non lo dico io perché la mia opinione non conta nulla se era arbitraria o non era arbitraria, ma lo dice l'organismo delle Nazioni Unite che stabilisce chi è detenuto arbitrario, in modo arbitrariamente. E ripeto, quando questo organo dice che un dissidente, un giornalista cinese, nordcoreano, russo o quello che volete è detenuto arbitrariamente, questo organismo delle Nazioni Unite viene preso seriamente da tutti i media, tutti i media ne scrivono, no? Quando invece dice che Julian Assange è detenuto arbitrariamente, che deve essere liberato e risarcito, allora viene preso in giro, questo organismo viene ridicolizzato, addirittura le autorità inglesi hanno detto che è francamente ridicolo questa definizione che è detenuto arbitrariamente, per cui vediamo proprio il doppio standard, due pesi e due misure, che se il dissidente, il giornalista scomodo, appartiene a dei paesi che l'Occidente considera delle dittature, dei paesi dove lo Stato di diritto non esiste, che siano la Russia, che siano la Cina, che siano Navalny o il dissidente cinese o il dissidente iraniano, allora la stampa, allora l'opinione pubblica, allora molti intellettuali occidentali giustamente condannano le condizioni. Attenzione, io dico che è giusto condannare queste condizioni. Se invece il dissidente, il giornalista è del nostro mondo libero occidentale, allora no, allora non possiamo dire la verità che lo stanno uccidendo lentamente, lo stanno uccidendo lentamente perché le sue condizioni sono molto serie. E Reporters sans frontières è andata a trovarlo in prigione a gennaio, ha detto che l'hanno trovato molto male e loro l'hanno visto così male che hanno detto che si era rotto una costola per la forte tosse. Ora, non è normale che ci si rompa una costola per dei colpi di tosse. È chiaro che le sue ossa si stanno sbriciolando perché ha fatto 7 anni chiuso dentro un'ambasciata senza mai un'ora d'aria, senza mai la luce del sole, è chiaro che le sue ossa si stanno sbriciolando. Le perizie psichiatriche sono veramente terribili, se le leggiamo sono veramente terribili. Ora, vogliamo dire che tutti questi medici si sono messi insieme, hanno complottato per dire che sta male e non è vero? Ribadivi il fatto giustamente che Assange è un giornalista, ma c'è chi, insomma, anche in Italia, colleghi, insomma, giornalisti, tra cui Stefano Feltri, sul suo sito qualche settimana fa scrive, leggo testualmente: Assange non è un politico, Wikileaks non è un partito, è neppure un giornale, non è neppure una buca delle lettere che offre divulgazione e protezione a chi ha segreti da divulgare.
È qualcos'altro, è un'illusione di trasparenza che è presto diventata uno strumento di potere, guarda caso, del potere di Putin. Allora, io innanzitutto vorrei sapere da Feltri che elementi ha per dire queste cose, perché non mi risulta che abbia mai lavorato su questo caso, che l'abbia mai incontrato, che abbia mai visto da vicino con i suoi occhi come funziona Wikileaks, che tipo di lavoro giornalistico fa. Cioè, mentre tanti colleghi erano lì, c'era Der Spiegel, c'era Le Monde, c'era Il País, c'era Pubblico, c'erano Aftenposten dala Norvegia, Sahi Simbun, e lo posso dire perché ero lì, quindi li ho visti. Mentre loro hanno avuto un'esperienza diretta del lavoro giornalistico di Wikileaks e di Julian Assange, Stefano Feltri non si è mai visto, quindi non mi risulta che abbia una conoscenza di prima mano da poter dire certe cose. Ma al di là di questo, al di là di questo, io voglio dire, Julian Assange e Wikileaks hanno rivelato il video collateral murder, hanno rivelato il manuale della task force di Guantanamo, hanno rivelato 251.287 cablo, hanno rivelato le schede dei detenuti di Guantanamo che permettevano per la prima volta di rivelare le identità di 765 su 780 dei detenuti di Guantanamo che sono rimasti in questo buco nero, in alcuni casi per 20 anni, e nessuno sapeva chi erano esattamente, perché erano stati portati lì. Hanno rivelato i documenti sulla guerra in Afghanistan e in Iraq. Per questo lavoro giornalistico, Julian Assange e Wikileaks hanno vinto decine di premi in diversi paesi del mondo proprio per la dimensione globale delle rivelazioni di Wikileaks. Ora Stefano Feltri, forse un po' di umiltà, no? Dovrebbe averla di ammettere che se decine di organizzazioni giornalistiche e giornalisti hanno votato a favore di questi premi, hanno deciso a favore di questi premi, beh, forse è un giornalista e ha fatto giornalismo di alto livello, perché queste rivelazioni sono tra le rivelazioni più importanti nella storia del giornalismo. E attenzione, non diciamo che questi scoop sono il merito, sì, sono il merito di Chelsea Manning, la fonte, perché senza la fonte sarebbe stato impossibile rivelarle, ovviamente, ma non è sufficiente avere la fonte. Tu puoi avere le fonti più esplosive, ma se poi il giornalista non ha il coraggio di pubblicare e chiude in un cassetto le rivelazioni perché ha paura di pubblicarle e se non ha la capacità di lavorare sui documenti, verificare che i documenti siano veri. Se non fa un vero lavoro giornalistico, serio, di verifica dei documenti dell'interesse pubblico, no, non è giornalismo, non è uno scoop. Quindi dire che il merito è solo di Manning è veramente, profondamente sbagliato. Stefano Feltri accusa, come dicevamo, Assange di aver fatto gli interessi di Putin e quelli che lo difendono invece sono anche gli amici proprio di Putin. A chi si riferisce esattamente? Perché lo difende Reporters Sans Frontières, lo difende Committee to Protect Journalists, lo difendono i direttori dei cinque grandi giornali che per primi hanno rivelato i cablo, quindi New York Times, Guardian, Le Monde, El País, Der Spiegel, hanno fatto una lettera ufficiale chiedendo all'amministrazione Biden di lasciar cadere le accuse, quindi non mi sembra che siano amici di Putin, ma in aggiunta a questo, non solo. In che modo avrebbe difeso gli interessi di Putin considerando che i cablo sono dei documenti che parlano della Russia di Putin come non solo corrotta, quello sarebbe l'ultimo dei problemi, ma come uno stato mafia, dove non c'è un modo per distinguere quello che fa la mafia da quello che fa il governo e addirittura il governo utilizzerebbe la mafia per fare quello che non può fare in modo presentabile come governo. Sono alcuni dei cablo più duri che sono stati pubblicati sulla Russia di Putin. Quindi in che modo Julian Assange difenderebbe gli interessi di Putin pubblicando queste informazioni? Insieme a Feltri, proprio in concomitanza, diciamo, nella stessa giornata,
Anche un altro editorialista sul giornale, che è Filippo Facci, fa questa distinzione, come dicevamo prima, fra il dissidente Navalny e Assange, no? E scrive: Navalny ha rappresentato la speranza di una democrazia, Assange ne rappresenta il frutto controverso. Assange ha additato crimini occidentali alla stessa democrazia che ha partorito lui e la sua libertà. Ma questo è profondamente sbagliato. Prima di tutto, Julian Assange e Wikileaks non hanno rivelato solo i crimini degli Stati Uniti. Se, parla, Facci parla perché non ha mai lavorato su questi documenti e quindi prende da qua e là le informazioni senza conoscere di cosa sta parlando. Perché se avesse lavorato sugli Afghan War Logs, per esempio, ci sono i crimini terribili dei talebani, per esempio il loro uso di questi ordigni improvvisati, gli IED, Improvised Explosive Devices, proprio per fare strage di civili, massacri di civili. E questi non sono certo crimini degli Stati Uniti o della coalizione occidentale che emergono dagli Afghan War Logs, sono i crimini dei nemici degli Stati Uniti. Oppure gli Iraq War Logs, i documenti sulla guerra in Iraq, con tutte le rivelazioni su Al Qaeda, sulle brutalità di Al Qaeda, e quelli non sono certo crimini degli Stati Uniti, sono crimini dei nemici degli Stati Uniti. Queste affermazioni sono profondamente false, vengono da giornalisti che non conoscono i documenti, non ci hanno mai lavorato e quindi prendono qua e là cose senza, che presentano una certa narrativa. Una narrativa per distruggere il lavoro, la credibilità di Julian Assange, che però è falsa, è platealmente falsa. Assange sostanzialmente può sperare in un nuovo ciclo di arringhe in appello, ma se i giudici gli negheranno questa possibilità, lui dovrà andare a Washington sostanzialmente entro 28 giorni. A questo punto l'estradizione potrebbe essere sospesa solo da un ordine temporaneo della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Allora, se la High Court metterà una sentenza a sfavore di Julian Assange e quindi rigetterà il suo ricorso contro l'estradizione, a quel punto lui può essere estradato in qualsiasi momento, perché di fatto, questo purtroppo lo so perché con la mia battaglia legale per avere accesso alla documentazione ho ottenuto un documento che va indietro al 2012, quando la Svezia provava a estradarlo e voleva estradarlo prima che riuscisse a fare appello alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Cioè il membro di Eurojust della Svezia contattò il membro di Eurojust inglese, perché allora l'Inghilterra era ancora nell'Unione Europea e quindi era membro di Eurojust, che è questa agenzia dell'Unione Europea per la giustizia penale, e disse, il membro svedese disse a quello inglese: guarda che noi vogliamo estradarlo prima che lui possa andare alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e quindi noi vogliamo che prepararci in modo da essere pronti appena arriva la sentenza, in quel caso era la Corte Suprema inglese, appena arriva la sentenza della Corte Suprema inglese, noi non gli vogliamo dare la possibilità di fare appello, in modo perché a quel punto diventa veramente problematico estradarlo. Come l'ha pensato la Svezia? Sicuramente l'hanno pensato gli Stati Uniti, anche loro in tutta probabilità proveranno a fare qualcosa di simile, cioè proveranno a estradarlo prima che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo emetta delle misure protettive, si dice, in attesa della sentenza. In attesa della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo può emettere misure protettive e dire: non lo estradate finché non ci sarà una nostra decisione finale. E quindi questo può succedere. Può succedere che lo venga dato agli US Marshals, cioè alla polizia penitenziaria, al servizio del Dipartimento della Giustizia, e questi lo carichino su un aereo e lo portino immediatamente negli Stati Uniti, e a quel punto è perso. Cioè, anche se la difesa farà appello alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non ha giurisdizione sugli Stati Uniti, quindi a quel punto è andato, insomma. E una volta che è lì,
Julian Assange non ha nessuna chance, assolutamente nessuna chance di avere un processo giusto. Perché non ha nessuna chance? Innanzitutto ha avuto un'incriminazione con l'Espionage Act, che è una legge mai usata prima dagli Stati Uniti contro un giornalista e che non permette nessuna difesa nel pubblico interesse, che è l'unico scudo che un giornalista ha. Perché non c'è altro scudo per un giornalista che dire sì, io ho rivelato questi documenti segreti, però c'erano dentro delle atrocità, dei crimini di guerra, crimini contro l'umanità, torture, e l'opinione pubblica aveva il diritto di conoscere questi documenti. L'Espionage Act non consente alcuna forma di argomentazione di questo tipo. Poi non solo questa legge è stata incriminata con l'Espionage Act, ma molti esponenti delle autorità, molte autorità americane hanno pubblicamente detto che non godrà della protezione del First Amendment. Ora, il First Amendment è la protezione costituzionale della libertà di stampa negli Stati Uniti e è lo scudo più forte di cui un giornalista, un'organizzazione giornalistica possa godere. Infine, non dimentichiamoci che da un'inchiesta in corso, c'è un'inchiesta in corso presso a Madrid, da questa inchiesta risulta che nel 2017 Julian Assange era oggetto di piani della CIA, dell'Agenzia di Intelligence degli Stati Uniti, la Central Intelligence Agency, per avvelenarlo oppure per rapirlo. E queste operazioni di spionaggio condotte per conto della CIA hanno portato a spiare sugli avvocati di Julian Assange e acquisire la documentazione su quali saranno le sue strategie legali. Ora, chiunque può chiedersi come può avere un processo giusto quando la controparte conosce le motivazioni legali e addirittura hanno pianificato di ammazzarlo. Non abbiamo una prova che questi piani siano stati messi in atto, ma sappiamo, perché ci sono dei testimoni protetti, sappiamo che la CIA ha lavorato su due piani per ucciderlo. Quindi come si può credere che lo Stato, la nazione che ha chiesto, ha lavorato su dei piani per ucciderlo, poi lo tratti bene, lo tratti in modo giusto, con un processo giusto? È pura fantascienza, perché nel momento in cui viene estradato, lui non ha nessuna speranza, è morto. È la sua morte fisica, è la sua morte mentale, è la sua morte professionale. Lui non ha nessuna speranza. Lo chiudono, lo chiuderanno dentro una prigione di massima sicurezza e ne uscirà solo dentro una bara quando sarà il momento della sua morte. Non ha nessuna chance.